Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred, lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la player review di Gonzalo Higuain versione 93, Team of the Tournament della Coppa America, giocatore che forse più degli altri ha trascinato l'Argentina fino alla finale. L'ultima l'ha fatta proprio in semifinale contro gli Stati Uniti con una doppietta. Higuain quindi riceve questa carta 93 che probabilmente, a parte quella TOTS, la sesta versione per lui, partendo ovviamente dall'86 upgrade in su, e riceve questa carta che secondo me è più forte sicuramente di tutte le precedenti e non azzarderei un confronto con il TOTS. Infatti il video verterà proprio su questo, come avete visto dal titolo, perché stranamente, strano a dirlo, mi è sembrato addirittura più forte del TOTS stesso. Questo perché sul canale ovviamente trovate la versione, la recensione della versione TOTS che non ho fatto io, ma nonostante ciò ho avuto la possibilità di provare questo TOTS, TOTS di Higuain, e non mi è sembrato così forte. Quello era sì fortissimo, aveva statistiche stupefacenti, ma personalmente giocando con Higuain 93 lo dimostra il fatto che in tutte le partite che ho giocato gli avversari hanno quittato dopo i suoi 2-3-4 gol. Sembrava di giocare proprio contro il computer alla difficoltà minima. Partite in cui affiancato da Dybala, lo stesso argentino della Juve, non riusciva a fare uno o due dribbling, Higuain prendeva palla e o con la forza fisica o col dribbling stesso superava praticamente tutti. È un giocatore che, come ho detto, si presenta con 93 di overall, 88 di velocità sulla carta, 92 dribbling, 97 tiro, 82 passaggio, 83 fisico. E non andrei molto nello specifico con le statistiche, perché la velocità è ottima, dimostra anche più di 88 e sicuramente, ripeto, personalmente più di quel 90 che ha il TOTS. Nel dribbling è assolutamente pauroso. Se avesse le 4 stelle skill si candiderebbe per distacco il miglior giocatore di questo FIFA, secondo me. Ma diciamo, potete farne a meno, perché l'agilità è sì quella che è di 81, ma a me sembra molto molto di più. Dribbling puro perfetto, palla sempre attaccata al piede, anche in corsa la palla non si stacca, è come se davvero la palla attaccata al piede fosse presa proprio letteralmente, non si sposta in nessun modo. E nonostante ciò, nonostante magari i giocatori fisici gli vadano contro per rubargli palla, come vedrete in qualche clip, lo stesso Kompany per esempio, lui va aggressivo, molto molto aggressivo, nonostante il 58 sulla carta, ed è questa forse la differenza maggiore con tutte le altre versioni. È super aggressivo, va subito a rubare palla, la ruba di fisico e va a segnare, perché sottoporta con quel 97 di tiro, 99 di finalizzazione, è assolutamente implacabile. Mi è piaciuto moltissimo, ma proprio probabilmente la statistica migliore insieme all'aggressività, il suo tiro a giro, di 86 sulla carta, valore basso ma che non è per niente di tiro. Voi sapete che io tendo sempre a dire che un giocatore è migliore di tutti gli altri, se non uno dei migliori, ma in questo caso devo dire che Higuain davvero ha il tiro a giro migliore di tutto il gioco. Vedrete dalle clip, potrete vederlo provandolo, da qualsiasi posizione la piazza sempre sotto al 7, non sbaglia praticamente mai, anche da fuori, dal limite si può tirare a giro, quelli 9 su 10 li segna. Per quanto riguarda il passaggio, non l'ho usato molto, ma diciamo sono ottimi anche quei valori, 84 di passaggi corti, 84 di visione, 86 di effetto come ho detto, mentre per chiudere col fisico, oltre all'aggressività, troviamo un ottimo, ottimo valore della forza. E l'ultima cosa, il 99 di posizionamento si sente tantissimo, sta sempre dove deve stare, scatta sempre al momento giusto, è workers di alto normale e quindi sta sempre in attacco. Andiamo quindi a replicare pro e contro del giocatore. Tra i pro ho inserito tutto senza distinzione, mentre ho continuato, diciamo, aggiungendo il tiro a giro e l'aggressività, perché quelle, il tutto è una cosa che rende Higuain uno dei giocatori migliori. Quel tiro a giro specificamente, quell'aggressività che ha dimostrato, per quanto l'ho provato io, personalmente lo porta ad essere tra i due o tre giocatori migliori di FIFA, per il mio modesto parere e per i giocatori che ho provato, ma diciamo le versioni maggiori di tutti i giocatori ho avuto la fortuna di provarle, quindi posso dirvi qual è la mia opinione al riguardo.
Per quanto riguarda i contro, ovviamente non ho inserito nulla perché non c'è proprio nulla da dire. Non posso neanche dire, ecco, un giocatore fortissimo, il più forte del mondo, ma costa tanto, perché no, costa 170.000 crediti, considerate che è uscito da solamente un giorno nei pacchetti e che ci resterà fino a venerdì prossimo, quindi se dovesse scendere sotto i 100k, per qualità-prezzo sarebbe per distacco il miglior giocatore di FIFA. Comunque, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, qui era Alfred, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!